penso che i ragazzi abbiano prodotto tantissimo, abbiamo concesso il giusto contro una squadra che su questo campo secondo me metterà in difficoltà tutti, e quindi posso solo fare complimenti ai ragazzi anche come hanno gestito un momento insieme di difficoltà proprio per difendere il risultato. Però come hai detto tu, la squadra non ha mai messo in dubbio la partita e abbiamo sempre avuto in campo la sensazione di sapere quando poter forzare, quando dover gestire, quindi la squadra ha fatto una grandissima partita. È stata brava la Maceratese quando ha subito il gol del 2-1, no? A non andare in confusione, magari a non chiudersi, ma a continuare a gestire e a tenere la palla, merito di tanta personalità, di tanto lavoro, special modo una menzione per Bongelli in mezzo al campo. Non è facile magari la sua età, ma il pallone non l'ha fatto mai scottare, ma ha gestito bene tante palle. Sì, è un piacere vederlo giocare, però lui non si deve accontentare, per lui è, credo che debba essere considerata una tappa del suo percorso perché è appena iniziato, però deve continuare a lavorare. La squadra, come hai detto tu bene tu, è stata molto brava a interpretare gli spazi che ci concede l'avversario. Una squadra l'ho vista veramente libera di scegliere veramente dove andare, come come sviluppare. Quindi a livello tecnico sono orgoglioso i ragazzi, ma sono ancora più orgoglioso proprio a livello di atteggiamento, di squadra. Sì, effettivamente diciamo che abbiamo affrontato una grossa squadra costruita per vincere, però diciamo che siamo scesi il primo tempo, i primi 10 minuti un attimo un po' al di sotto rispetto all'avversario, però dal 15esimo diciamo abbiamo iniziato a prendere palla e panino del gioco, abbiamo fatto pure bene, abbiamo creato delle occasioni pure da gol importanti. Al gol ci siamo un attimo inaspettato, magari non era il momento che stavamo soffrendo di meno e ci eravamo alzati, ci siamo un attimo, ci ha preso una scossa, diciamo, abbiamo un attimo subito mentalmente il gol, tant'è che siamo rientrati il secondo tempo un po' giù, diciamo, prendere gol prima magari alla fine del primo tempo, tipo magari destabilizzare un secondo, dovevamo un attimo reagire subito, invece abbiamo subito questo gol che c'è, la Maceratese ha approfittato bene per riprendere il secondo tempo con gamba ed è riuscita a raddoppiare.